Allora, se arriva uno che se la merita, vendigliela, se no portatela a casa, usatela ancora un po'. Questo è il mio ragionamento finale. Bisogna gli oggetti belli, bisogna darli, non bisogna più regalare per le Porsche, basta solo sto dio denaro che... Vendo a chi di voi? A chi se la merita? Un oggetto così deve andare in mano a uno che se la meriti. Troppo bello. Com'è che ti chiami? Pietro. Ciao Pietro. Molto lieto. Visto già sul video con Complessio, Leonardo, cioè... Ah, certo, con Leonardino, ancora. Ho scritto per una Porsche. Sì, mi hai scritto? Non ti ho risposto? No, Ah, che vuoi sapere cosa viene? Sì, solo per richiesta. Ok, però, ok. No, per di tempo, solo richiesta. Certo, adesso te lo dico, ma non c'è cancello. Vai di là, vai di là. Allora ragazzi, One Anis l'abbiamo seguito al suo inizio a Milano qualche anno fa, è stata una bella asta. So cosa vuoi dire. Ah, che bello. Così è un mini Unimog. Sì. Un Unimog. Ma che meraviglia. Stupendo, è un 63. Pocket Unimog. E per le viette strette. Che spettacolo. C'è un modello per Milano questo. Sì, questo qui è per Milano. Perfetto, area B, 40 anni. Buongiorno. Grazie mille. Ciao. Guardate ragazzi. Guardate. È l'unica Ferrari disegnata da Bertone. Molti dicono un motivo ci sarà. Vabbè, ha rotto un po' gli schemi. Però ultimamente devo dire che anche lei, soprattutto col motore 3000, è molto apprezzata. In termini di quotazioni io posso testimoniare che... Anche queste stanno iniziando ad essere attenzionate. Ormai da tempo non si trovano più a un quarto di vino una gazzola. Quando sono belle ormai anche loro, 40, 45. A salire. A me piace molto la prima serie. Sì. Cioè come faro, la maniglia. Sì. Sembra quasi un ovetto. Poi col faro rotondo c'è il suo perché. Che bello oggetto, vi ricordate sì. La prova? Sì, sì. Spettacolare. Grazie. Grazie. L'hai vista la prova, è vero? Guarda. Così è identica dell'ingegner Turri. Sì, sì. Mi ricordo. 2528, che cos'è? 2535, esattamente come quella che abbiamo. Tra carburatori. Quando ci sarà l'asta? Domenica alle 2:30. Ragazzi, tutti domenica alle 2:30. Dov'è che si può vedere la. In streaming, sui canali, su pagina internet, presenza qua. Certo. Begli oggetti, complimenti. Prezzo di riserva? 75.000, match in number, match in color. Quanto tempo fa è stata restaurata la carrozzeria? Circa 5 anni fa. Ok. Il motore non era match in number, sta qua, lo vendiamo in un lotto a parte. Ok. Quindi tutto quanto quello che sta sotto, 80% sono fondi di magazzino che sono stati messi dentro, ovviamente nuova. Chissà anche quanto ci hanno messo a fare il restauro. Un bel po'. È una delle mie macchine preferite. Tra qualche anno fa questa volava 120 qualche anno fa, ma è calata un pochettino, 75 proprio è regalata con le condizioni in cui si trova. Un bocca al lupo. Seguirò l'asta, seguirò l'asta anch'io. Come ti chiami? Damiano. Ciao Damiano. Ciao Damiano. Dietro, ti seguo sempre. Grazie. Così. Grazie. Benvenuto grazie, su Bruce Gale. Qui è diretta Facebook, ti vorrei vedere dopo. Vado avanti a vedere gli oggetti che avete in asta, come quel Bertone Freeclimber 2. Molto bello. Motore BMW. Quanto mi piaceva la ferrovia, vestito da Bertone. Sì. E anche loro hanno una bella quotazione. Questo hanno è, raggiunto è dei il bei 2, prezzi. No? Sì, dovrebbe essere sì, il 2 e 2. Sì, perché l'uno era su base Rocky. Esattamente. Che bella patina che c'ha questo esemplare.
cazzo, questi quando non li voleva nessuno, io me li devo comprare. Ormai il mondo è inutile fare questi ragionamenti, ormai il mondo è cambiato. Guardate qui questa Alfa Sud, ragazzi, un'Alfa Sud 1200, terza serie. Laggiù cos'è, c'è? Guarda questa donna. Ma che Corrado G60, un Corradino G60 America, bello. E ormai sono quasi tutti importati, non uno di quei rari G60 2.9 americani che sono arrivati in Italia, che bello. Volkswagen Corrado Capo Italia è raro vederlo, eh? Sì, ormai sì. E poi io, a me me l'ha fatta andare in antipatia un gruppo di corradisti che da 4 anni mi molesta sul canale. Sì, mi molestate, cioè io provo le Ferrari, cioè la Corrado, provo le Duna, la Corrado, però la Corrado è una macchina meravigliosa, sì, che io adoro da sempre, nonostante la trazione anteriore, ma chi se ne frega, questo è proprio un bello oggetto anche da guidare. C'è un prezzo di riserva, c'è un... Tra i 10 e i 15.000. Ah, c'è scritto. C'è scritto lì. Questa la vendono subito. Quei soldi lì bruciata subito. Proprio. Viene bruciata. La Meari. Lento. C'eravo 20 anni fa, ma restauravo. Man mano che la restauravo, la guidata, bellissimo, era argento con l'interno rosso. Ma del 55, quell'End Rover con la corda, è come la Golf, dobbiamo rimettere, sì, esatto, la corda alla Golf. Esatto, la arrotoliamo così su paraurti, quando ho portato a casa la Golf abbiamo legato. Giorgio Falco mi presta mica una corda, così, la cima, e niente, l'abbiamo legata, ma io per 5 anni non sono riuscito a slacciarla, perché quella tirando la macchina si era tirata fuori. Ma bello, però con calma, che bello, lì, lì, lì. Questa due cavalli, spettacolo. Questa qua è una 4x4, mi sa. No, non è una 4x4. Sì, ma è dalla, no, sto guardando la griglia davanti. Ma qua prima 53, sì. Che bella. Si assomiglia a 4x4. Sì, mi ha ingannato il mi ha ingannato il cofano. Ma le 4x4 viaggiano a delle cifre allucinanti. Ah, sì. C'è anche una Panda, eh. Cioè una Sisley, fantastico. Entra due cavalli. No, segua. Sì. Ragazzi, grado di pasticceria da 1 a 10. Blu, pelle, Cartier, capote blu, direi. Manuale, meno male. Bella, eh. DP7 volante. C'è scritto lo spider da donna più bello del mondo. Avevo letto che spider della Madonna. Invece no, va bene. Bellissima. V6 turbo di questo verde cangiante non è male, con i cerchi da 16, 17. E prima della SIP, e prima della SIPTEL c'era la STIPEL. Penso, eh. Tendevano giù i cavi. Allora ragazzi, io mi sono un attimo perso, però vorrei concludere questa giornata dicendo che c'è qualche Mercedes che voglio ancora vedere qua, perdonami. Ma che bella MX5 NA settata, cerchio da 16, not bad. Guarda che bel verde questa SL, guarda, guarda che bel verde, guarda che bel verde. Ragazzi, qui ho la fortuna di vederne tante dal Pighetti in queste macchine. Tante, tante, tante. Quali? Proprio loro. Ragazzi, la Renault 9 1500 TLE, quella con 10.000 km. No, ha fatto strada, eh. No, 23.000 km, vuole 5.9. Quanto voleva Milano in fiera? Sempre la stessa cifra. È nuovo. Allora, niente, ragazzi. Dopo questa session di pasticcini, un po' le avete viste in foto, un po' le avete viste su Facebook. C'è la diretta su Facebook. Io voglio salutare tutti, quelli che... saluto Alberto, saluto Stefano Passone, saluto Stefano Venosta, che sono Carlo Venosta, lo salutiamo, ciao Carlo. Poi salutiamo Daniele Ferro Autoluce, Paolo Panelli Salvapelle che mi è venuto a prendere, tutti quelli che mi hanno salutato e
pure ringraziato, grazie mille. No, salutare Roberto. Mister 911 per aver portato questa meravigliosa SM6 manuale americana. Dov'è Paolo? Eccolo lì, Paolo. E volevo andare a salutare Paolo, Stefano Fassone l'ho salutato, Alberto l'ho salutato. Io spero di non dimenticarmi nessuno, però vedi, qua non me lo dimentico. Paolo, eccolo qua, il salvapelle. Sono venuto a rubare due caramelle, no, quelle morbide che... Ne prendo una al limone. Guarda il prosecco della birra, se vuoi. Allora ragazzi, salvapelle. Pelle, vinile, plastica senza sostituzione. Questi vengono tutti a nuovo, guardate la differenza. È inutile che vi dica niente, guardate. Ma come cazzo fai? Lo sappiamo come fai. Studio, manualità, anni di esperienza e anche ottimi rapporti qualità-prezzo. Chiedete lo sconto Bruce Garage. Non chiedete sconti a quest'uomo che lavora dalla mattina alla sera. Sei uno stacanovista, lavori sempre. Nonostante sia anziano. Paolo Panella, il salvapello, mio grande amico. Affidatevi a lui con totale sicurezza, garantisco io. Oh, cazzo fuori. Cazzi miei. Ciao ragazzi, ciao Paolo. Guarda che spettacolo che mi correrà. Guarda che te lo accendi. No, dov'è la marmitta? Dov'è la benza? Minchia. Minchia. Che spettacolo, chi è che ha fatto questa cosa? Tu? No, io no, però insomma qualcuno che si sa mettere le mani. Io lo faccio vedere, dai, meglio. Tu lo fai vedere? Meglio. Ma cosa fate? Made in Motor Valley, garantito che sono... Non accontentarti, ma... Cosa fate? Cosa fate? Allora, diamo importanza e valorizziamo le aziende del territorio della Motor Valley. Bravi. E Bruce invece ti sta non valorizzando, ti sta distruggendo lo stand col suo 45 di piede. E quindi mi fate anche vedere cosa succede nella Motor Valley, a partire dal grande Enzo Ferrari che esatto. Cazzo ci combinò, eh? Esatto. Che bella questa cosa qua, Memorizziamo, grazie. Sì, com'è che vi chiamate proprio l'azienda Made in Motor Valley? Made in Motor Valley. Siete un consorzio, no, siete un'azienda, cosa siete? Siamo un'azienda, ti do anche una matita. Bravo. Tu dai un certo, immediatamente. Dai un portafortuna del Bruce Garage, lo Zazzan di Iannacci col 250 TR del 57. Fantastico. Questo porta bene, eh? Tienilo da conto, non lo mettere all'aperto, tienilo al chiuso che durerà tanti anni. Va bene. Allora viva la Motor Valley, viva le eccellenze italiane. Grazie. È vero o no? Sì. Ma che cazzo ci abbiamo da imparare noi dai cinesi? Ma che cazzo ci abbiamo da imparare con questi motori termici che abbiamo insegnato al mondo a fare? Basta con questi motori elettrici, non se ne può più. Arrivederci. Ciao. Ciao, viva la Motor Valley. Viva. E viva le fighe anche. Vaffanculo. Ciao. Non se ne può più. Io sono incazzato nero con i cilindri. Non ce la faccio più. Poi voglio bene. Allora ragazzi, anche questa fiera ce la siamo fatta. Sempre bello stare in mezzo a certi oggetti. Ho visto delle declinazioni di appassionati che di solito non vedo nelle fiere che frequento, come Stance Landing, che bella sto 128, non so che dire, ragazzi. Mamma mia. No, ho visto Stance Land, sì. Ho visto il Drift. Sì. Sinceramente, va bene, ho visto la Mafra, ciao ragazzi. Già salutati prima. Secondo me hanno già fatto i miracoli nel poco tempo che hanno avuto a disposizione per organizzare una soluzione diversa da Torino. E quindi faccio i miei in bocca al lupo a tutti, a Stefano che saluto, avete visto prima qui sul canale, ad Alberto che non ho avuto modo di incontrare ma che saluto e ringrazio, e gli faccio un in bocca al lupo per l'anno prossimo, dove sicuramente, avendo modo di organizzarsi con più tempo, saranno 4, 5, 6, 7 volte ancora più grossi di oggi. Io ho visto una serie di vetture, di players, che ho avuto assolutamente piacere di vedere e di filmare per voi. Belli gli spazi. Vedremo domani, oggi considerate che non c'è nessuno perché è solo per addetti ai lavori, domani vedremo invece con il pubblico che cosa succederà. Guarda che pasticcino. Ragazzi, stanguellini le vedi lontano, un miglio che sono stanguellini. Ecco,
il mio augurio è che domani e dopodomani ci sia un sacco di gente e che prendano contatti in modo tale che l'anno prossimo qui saranno molti di più. Buona passione a tutti, state con i bravi, mi raccomando, e abbasso le imposizioni elettriche. Ciao, ciao. Allora ragazzi, avete visto dove siamo? Siamo alla Werker con il signor Gianfranco, no? Eravamo anche a Padova, ormai lo conoscete, è un'istituzione. Allora, facciamo questo video. Gianfranco, dici qual è la tua più grande esigenza. Tu sei tra i numeri uno in Europa a restaurare cerchi. Certo che sì. Hai lavoro per anni. Non ti mancano le commissioni da parte d'Italia, estero. Qual è il problema? Ci manca il personale. Ragazzi. Manca solo quello. Manca il personale. Allora io vi esorto, se siete dalla zona tra Vicenza, Padova, Treviso, di contattare la Werker e contattare il signor Bolzon. Guarda, chiamatelo Gianfranco, lo chiamate, gli mandate il vostro curriculum, perché non c'è un'azienda in Italia che lavori sui cerchi, non ce n'è, ma valida come lui, è un'istituzione, non è possibile che non trovi lavoro e paga pure bene, perché io ho sentito gli stipendi, non sono assolutamente male. Quindi non fate i lavativi, anzi andate a fare i restauratori di cerchi, imparare un mestiere che, vi ricordo, ha una potenzialità enorme, perché in Italia abbiamo 36-37 milioni di automobili che fanno il restauro di cerchi. In Italia sono forse 5-6 aziende, sì. La Werker è tra le più famose di tutte, quindi male che vada lavorate 3, 4, 5, 10 anni con lui e poi vi mettete in proprio, no? Ragazzi, lavorare è importante, fare le cose alla grande è importantissimo, trovare magari un datore di lavoro come il signor Gianfranco è un altro di quegli ingredienti altrettanto importanti. Ciao Gianfri. Ciao. Pazzesco, pazzesco. È la verità. Sto cazzo di reddito di cittadinanza, andiamo avanti.